Questa mattina le segnalazioni dei nostri telespettatori ci portano in piazza 20 settembre ed esattamente di fronte alla fontana, in quanto la fontana, come ci è stato segnalato, non versa in perfette condizioni. E come potete vedere, intorno alla fontana ci sono dei ciuffi d'erba, come non mancano delle crepe intorno alla base del pavimento, alla base della fontana, o addirittura dei pezzi mancanti proprio qua nella fontana stessa. E per questo noi siamo andati a sentire che cosa ne pensano i fanesi. Secondo lei la fontana ha bisogno di essere riqualificata, la nostra fontana? Beh, direi di sì. Illuminazione, un po' sistemata nei dettagli, sì, qualcosina. Quali dettagli vorrebbe sistemare? Queste parti tutte un pochino rovinate, rotte, quelle si potrebbero sistemare meglio. Quindi sarebbe un buon cosa sistemare quanto prima? Sì, se il comune è nelle condizioni, perché non è un periodo semplice. Diciamolo che devono arrivare su parecchi fronti, nelle scuole, la viabilità, e quindi diamo anche il tempo di organizzarsi, insomma. Ah, sì, sì, certo, ci sarebbe da pulire, da migliorare, come no? Biglietto da visita per i turisti, certo. Non solo per i fanesi. Certo, migliorare è sempre bello, insomma. Certamente. Cioè, è chiaro che è un simbolo di Fano, quindi deve essere sempre al centro, al top. Cosa sistemeresti? Ma io forse cambierei la posizione. Intanto non l'hanno appena pulita, per cui è bella. Ah, okay. Io non saprei. Sono 50 anni che sono via da Fano. E dove risiede? E vengo a trovare le mie sorelle, i miei parenti. E dove sta abitualmente? A Milano. Comunque le piace? Sì, sì, assolutamente, è un simbolo. E poi è un posto dove aspettare gli amici. Quando ero ragazzo aspettavo qui gli amici e adesso sto aspettando un amico.